prego, Foxy, di qua. Vieni, vieni, vieni. Resi, ora mi devi spiegare dove stiamo andando. Ah, siamo arrivati. Beh, arrivati dove? Ti spiego la moda del momento. Sai qual è, Foxy, eh? Qual è? Usare le gonne. Le gonne, no, 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 no. Ce l'hanno tutti. Sto parlando del pop-it. Del popcorn? Cosa? Il pop-it, l'antistress, il fidget che per ora sta andando super di moda. Ecco perché oggi mi è venuta una bellissima idea. Costruiremo delle case pop-it e voteremo quale sarà la migliore. La migliore vincerà ben 100 euro. Di sicuro la mia casa popcorn sarà la migliore. Si chiama pop-it, idiota. Quello che è. Vabbè, comunque nella chest ci sono i tuoi pop-it con il quale puoi costruire la tua casa. Che belli sono tutti colorati. Sì, 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 guardate qua, ragazzi. Adesso prendo il mio pop-it, piazzo un blocco giallo, dopodiché metto il pop-it e voilà. Un vero e proprio Voglio premerlo. Aspetta, aspetta, aspetta. Voglio vedere che rumore fa se lo premo. Sei pronto, Foxy? Sì. 3, 2, 1. È bellissimo, ci voglio riprovare. Oh, è troppo bello. Andiamo a costruire la casa. Vediamo se la fa meglio. Tanto è ovvio, vincerò io sicuramente. Io, amici, ho deciso di costruire una bella casa pop-it quadrato. Sì, mi limiterò semplicemente a fare il quadrato. E ovviamente per prima cosa dobbiamo fare tutti i nostri bei muri, che come ben sapete i pop-it hanno ogni riga un colore diverso. Quindi dobbiamo iniziare dalla base. Ecco qua, metterò proprio questi colori. Oh, che bello il rosso. Adesso procediamo col mettere tutti i nostri bei pop-it. Oh mio Dio, ma quanto è bella la casa pop-it. Lo voglio premere, lo voglio premere, lo voglio premere assolutamente. Che bello. Ok, dobbiamo continuare. Ora è il momento del rosa. Ops, ne sto mettendo... No. Ne sto mettendo troppi. Ecco qua, mettiamo il nostro bianco. Mettiamo ovviamente il verde e il rosso. Ma quanto è bello, amici. Voilà, una vera e propria parete fatta di pop-it. Ma quanto è bella. Ecco fatto, base creata. Adesso è il momento di fare solo l'unica cosa, ovvero il tetto. E voglio farlo in questo modo. Ragazzi, la mia casa pop-it sarà 100.000 volte più bella di quella di Foxy. Ehi, Ehi, Crazy. Beh, effettivamente casa tua non è niente male, Foxy. Ma la mia sarà più carina e più piccolina e più bella. La mia è molto più grande della tua. Sì, ma non c'entra. Ricordati che nella botte piccola ci sta il vino buono. E nella botte grande ci sta ci stanno più pallini. Sì, ci sono più pallini. Vabbè, non importa. La mia è più bella. Guardate, guardate come sta venendo perfetta casa mia. Ah, questi bei pallini rotondi che si possono premere. Non voglio ripremere solo per sentire il rumore. Bellissimo. Comunque sì, amici, quanto è soddisfacente guardare i pallini su Minecraft. E stavamo creando anche il colore dell'Italia qui. Ecco qua, tre facciate della mia bellissima casa le ho finite. Foxy, non c'è paragone, dai, casa mia è molto meglio. Ma stai zitto, ma dai. Ma guarda qua, guarda, ma fa schifo casa tua. No, non mi piace per niente. È il momento di fare le facciate laterali che mi porteranno alla vittoria. E poi passeremo agli interni. Ragazzi, non so voi, ma io sto cominciando ad amare questa casa. Guardate che bella. Vi prego, voglio una casa pop-it. Voilà, il nostro cubo di pop-it è finito. Ma adesso manca il tocco di classe, ovvero la porta. E voi vi starete chiedendo come riuscirà Crazy a fare la porta pop-it. Amici, guardate qui. Guardate qui che bella invenzione. Voilà, una porta pop-it. Ma quanto è geniale. Con una bella arcata dove... Cavolo, non ci passiamo. Mi sa che dobbiamo allargare la nostra porta. Sì, ma sei uno stupido, Crazy. Perché? Non riuscirei mai a copiarmi. A copiare in che senso, scusa? Guarda che stai facendo. Come guarda che sto facendo? Ah! Tu mi hai
Mi hai copiato, lurido schifoso. Ma sei tu mi hai copiato? Ma sei zitto? Io ti ho copiato. Non è vero, non è vero per niente. Per gli interni ho deciso di fare il pavimento in quarzo, ma questa casa è veramente piccola a confronto quella di Foxy. Cavolo, devo riuscire a fare una mini casa super carina. Comunque ho deciso che farò tutto qui, tranne il bagno, che lo farò magari qua. Ecco, perché non c'è proprio, non si può fare la cacca dove si mangia, scusate, però non è proprio così igienico. Ecco qua un mini bagno con una bellissima doccia. E il coso qua, sì. Voilà, così uno si fa la doccia qua mentre... Bellissimo questo bagno, oh, dimenticavo, giusto, il bel tappeto. Ragazzi, non esiste un bagno senza tappeto. Voilà, perfetto. Andiamo al piano di sopra, la cucina. Beh, per la cucina, ragazzi, ho già un'idea in mente. E la mia idea è questa qui. Mettiamo un bel lavandino, ecco, in questo modo. Quindi un bel lavandino, un forno e voilà, fine. Abbiamo finito la cucina. Non è niente male questo tavolo, mi piace. Adesso è arrivato il momento della camera da letto. Quindi dobbiamo trovare un bel letto, uno di quelli proprio che ti sanno di pop it, no? E questo qua per esempio molto, troppo grande. No, non ci siamo per niente. Allora, vediamo. Questo mi piace. Sì. Perfetto. Foxy, il tempo è scaduto. Anche io ho finito, Crazy. Ok. Allora iniziamo con la tua, perché la mia è troppo bella, capito? Ok, capisci? Sì. Allora, vai. La mia casa presenta una bella cucina con un tavolo molto colorato, un bel forno e una camera da letto con un soppalco. Oh, effettivamente è molto bella. Lo sai qual è il termine tecnico di queste case? Pop-it case. No, queste case si chiamano loft, con un piano in rotto superiore. Sì. Vabbè, ma che vuoi che ne sai tu? Ma che cavolo me ne frega? Io ho le sedie colorate. Vabbè, devo ammettere che non è niente male, cavolo. E in più posso anche fare Faccio vedere io come si fa, Ecco. Che bello. Ehi, tu non ti azzardare più a toccare il mio pop-it. C'è solo un piccolo problema, Foxy, no? Uno mangia, si dorme. Però sai, una persona umana ha bisogno anche di fare la pipì, per esempio. Crazy, non so cosa stai pensando. Il bagno dov'è, io, Foxy? Io la pipì la faccio nei pop-it. Che schifo. Quindi quello che hai toccato tu ora, lascia stare Foxy, non voglio sentire. Vediamo la tua, visto. Guarda, che è bellissima. A prescindere che tu mi hai copiato l'idea, vediamo un po'. Una piccola casa super carina, veramente bellissima. Un lavandino, un forno e un tostapane. Un tavolo da cucina molto piccolo, perché non c'è spazio. E qui giù cosa c'è? Un bagno, Foxy. Che cavolo, volevo una mega sala giochi. Ma quale sala giochi, Foxy? Mica posso fare la pipì sui pop-it, sei impazzito. E poi ti distruggo i tuoi pop-it. Cosa stai facendo? Stai fermo. Qua poi c'è un mega letto dove dormire, Allora, Foxy, che ne pensi di questa casa? Penso che ti distruggerò tutti i pop-it una a uno. Stai fermo, che li ho pagati. Fanno schifo. Sì, io sai cosa faccio. No, fermo. No, mi hai rotto. Tu griffi tu troppe case, Sì. Sai che cosa fanno i tuoi pop-it? Che cosa? I miei pop-it non possono pop-itare. Fanno questa fine. Ciao, i pop-it. Addio. Quanto sta laggando. Siamo arrivati alle votazioni. Amici, ciao, quanto mi siete mancati. Aspetta un attimo, Foxy, ma questa è la polizia del quartiere, dove sei? Poliziotta? Sono in cielo. In cielo? Sì, non mi potete guardare. Cosa? Voi tranquilli, ma io vi posso guardare. Ma in che senso? Ok, va bene, ok, poliziotta, grazie. Allora, ci potresti giudicare quale cosa è? Sì, ovvio, già ho deciso. Sarà sicuramente la mia. La mia, sicuramente. Siete pronti? Sì, sì. Vai. Posso? Sì. Ok, ha vinto Foxy. Sì. Cosa stiamo calmi un secondo. La mia casa è molto più bella e c'è un bagno. Non è vero. No, è più bella quella di Foxy. Sapete cosa vi dico, amici? Che sarete voi a decidere, secondo voi. E attivate la campanellina. Giusto. Ok, poliziotta, ma l'altro la dovrei fare io, lo capisci? Non fa niente, per questa volta l'ho fatta io. Okay. Ciao, Crazy. Ma ricordatevi di unirvi ai menti, amici, cliccando il tasto rosso iscriviti, sì, è importante. Sì, andate subito. Ciao, ragazzi. Ciao.